Le squadre umbre hanno disputato nel fine settimana delle partite amichevoli. Proviamo a dare un bilancio. Ovviamente la partita più significativa è stata quella della Ternana, che ha disputato l'amichevole con l'Olympiakos, la squadra regina del calcio greco. Ha perso 4-0, ma ha messo in mostra buone individualità e anche un discreto gioco, perlomeno a tratti. Il Gubbio dal canto suo ha vinto 2-0 contro il Siena, che milita però in un campionato inferiore, la Serie D. È andato in gol di Massimo e questo significa che gli attaccanti buoni, la squadra rosso-blu di Taurino continua ad averne, mentre il Perugia ha disputato un amichevole con il pari categoria Pinito, partita giocata a Cascia, quindi in altitudine, 0-0 il risultato finale. È difficile dare un giudizio in generale sulle partite, il calcio di agosto si sa è sempre molto labile, ci sono state delle cose buone, delle altre meno significative. Il Perugia tra l'altro deve ancora completare la sua rosa, gli mancano numerosi elementi, è arrivato il portiere gemello che dovrebbe andare in campo nel prossimo turno di Coppa Italia, l'avvio di questa manifestazione calcistica nazionale, si chiama Gemello di scuola Torino, speriamo che sia il gemello giusto, una volta si diceva quando il calciatore non usciva con le caratteristiche attese che era arrivato appunto il gemello, il sosia, quindi di minore portata e di minor valore. Mancano gli attaccanti, mancano gli esterni a sinistra e forse anche a destra. Una cosa si può dire, che il Perugia ha messo in mostra la buona luce non solo in quest'ultima partita amichevole di Ricci, l'anno scorso non è andata come ci si sarebbe attesi, ma Federico Ricci è un giocatore che ha qualità indubbie, una stagione non positiva può anche venire, non c'è stata continuità di utilizzo da parte degli allenatori di questo elemento, ha 30 anni, quindi ha ancora energie da spendere, si potrebbe anche fare un sacrificio nel trattenerlo, perché in attacco un po' di fantasia fa sempre e bene. Per quanto riguarda la fascia destra, speriamo che quest'anno venga utilizzato un giovane, visto che sui giovani si punta, che è Licunas, l'anno scorso finito nel dimenticatoio, ma che aveva mostrato durante il precampionato delle qualità significative. Siccome Perugia vuole puntare sui giovani, questo Licunas, che Forbisano conosce, potrebbe fare molto molto comodo.